sono circondata da fiori oggi, perché la festa della donna in realtà è anche, come dire, la festa dei fiori, perché esatto, donna e fiori. Noi siamo in compagnia del nostro Amedeo Cetorelli, che è venuto oggi per la prima volta a trovarci. Sì. Grazie Amedeo. Buongiorno, giardiniere, grazie ma a voi. Appassionato, tu ami molto i fiori davvero. Amo fiori e le piante. E le donne. E le donne, ovviamente. Esatto, ovviamente. Allora, iniziamo. Iniziamo, tu hai portato, vedi, un tripudio di mimose oggi, questo profumo così esatto, intenso. Però la mimosa in realtà si regala solamente in Italia. In tutti gli altri paesi si regalano le orchidee, guardate che orchidea gialla qui alla mia destra, meravigliosa, ma anche si regalano anche le camelie. Cioè le camelie, esatto, ma insomma sì, altri tipi di fiori. Allora, la mimosa, la particolarità della la mimosa. La particolarità della mimosa, innanzitutto un piccolo cenno storico sul perché significato di questa qui in Italia pianta si regala la esatto, mimosa. Esatto, nell'occasione della festa internazionale della donna, nella prima ricorrenza subito dopo la guerra, nel 1946 l'Unione delle Donne Italiane scelsero, soprattutto nella zona di Roma, come fiore simbolico la mimosa. Per un semplice motivo, Monica, perché è facilmente reperibile l'8 sì, marzo, esatto, nonché è un fiore poco costoso. Soprattutto e, quello, perché esatto, dopo guerra ovviamente esatto, non c'erano molti soldi, diciamolo, per cui e il, come suo, simbolo, il suo simbolo è forza e femminilità. Cioè, per cui il significato significa, ecco, forza e femminilità. Forza e femminilità. Oh, ottimo, guarda, è veramente, e poi il profumo anche intenso. Ed è molto profumata, ma la vera particolarità di quest'albero è in realtà che è il primo a macchiare di colore i nostri giardini, perché ha una fioritura molto precoce. E dobbiamo sapere brevemente che è una pianta originaria dell'Australia, ma che oramai abita nelle nostre zone quasi in maniera spontanea, non necessita di grosse cure assolutamente, purché rispettiamo esposizione sì, e certo, terreno. Guarda, io corretto, ti racconto una cosa, perché quest'estate a luglio sono andata sì, sull'Etna e sono rimasta un po' stupita, perché sulle pendici dell'Etna c'erano questi alberi magnifici, profumati, soprattutto il profumo intenso della mimosa, solamente albero della mimosa, perché? E lì crescono spontaneamente. Devi pensare, Monica, che alle pendici dell'Etna abbiamo a che fare con un terreno ricchissimo di sostanze minerali, proprio perché è un terreno lavico proveniente dal cuore della terra, perciò non c'è nulla di più ricco. Come e lì veramente cresce spontanea, è una cosa davvero esatto, meravigliosa, per cui non occorrono no, in realtà. Solo un'accortezza, ha paura del freddo. Ha nel paura del freddo. Esatto, nel senso che in regioni dove le stagioni fredde sono prolungate con lunghi periodi di gelo, è meglio, se la vogliamo tenerla in vaso, così possiamo ricoverarla. E tu hai portato invernale anche degli alberi magnifici, esatto, degli dei alberelli vasi. Esemplari. E ringraziamo a questo proposito anche Vivai Graziella, insomma, dove c'è veramente esatto, di tutto, soprattutto in primavera, veramente dove tu collabori esatto, ovviamente esatto, con questi vivai, dove c'è il tripudio, fra un po' manca poco. E in eh, realtà poi abbiamo scelto queste tipologie di piante perché sono proprio fiori invernali, perché nell'immaginario collettivo comune si pensa che il giardino d'inverno è privo di colori. In realtà sono tutte fioriture che iniziano da quasi fine inverno e si protraggono fino alla primavera inoltrata. Allora, ovviamente noi abbiamo parlato adesso della mimosa, però io vedo qui veramente, vedo camelie, orchidee. Esatto. Allora, vogliamo parlare della camelia, questo fiore meraviglioso che io amo intensamente. Tu l'hai portata, nella sì, verità, rossa e poi allora, è rosa. Sì, la specie è la japonica, la camelia japonica, che dobbiamo sapere che è la sorella della pianta del tè. La pianta del tè, quella che noi comunemente, questa deliziosa bevanda sì, che prendiamo con piacere, è semplicemente una camellia sinensis, e lei è la sorella ornamentale, cioè usata per la bellezza dei suoi fiori. E vediamo proprio per l'appunto che il fiore, che è composto molto sì, regolare, appunto, sì, ha una simbologia di stima. Ah, per cui il significato esatto, è stima. Il significato è stima con la camelia bianca. Se ci spostiamo sul rosso è un significato di passione, di amore, è un ti amo. Per cui uomini all'ascolto, esatto, regalate la camelia rossa, esatto, che è una cosa veramente bella, nuova, originale, esatto, se vogliamo. Il color rosa è il mi manchi, se vogliamo dare un messaggio esatto, chiaro, specifico, esatto, allora insomma, persona che ci manca particolarmente, la camelia rosa, delicata. Esatto. Allora, noi abbiamo portato rossa perché oggi è la festa della donna, gli uomini devono esatto, regalare alle proprie donne
donne, alle proprie mogli, alle proprie compagne, devono regalare veramente, come dire, un simbolo d'amore alla camelia. E la camelia ha particolarità? La camelia è una pianta molto facile da coltivare, basta rispettare alcune regole. La prima è che fa parte della famiglia delle acidofile, che vuol dire, Monica, che ha bisogno di un terreno tendente all'acido. E dobbiamo fare attenzione perché soprattutto a Roma, con le annaffiature, con quell'acqua piena di calcare che abbiamo qui, nel breve periodo quel terreno perde quel pH acido di cui ha bisogno. Perciò basta sapere se vogliamo tenere una camelia nel nostro terrazzo o giardino, che ciclicamente una volta l'anno va corretto quel terreno per riportare l'acidità giusta. Mm-hmm. E si fa semplicemente usando concime organico. Per cui insomma soltanto ogni tanto concimarla? Sì, dare una buona concimazione. Ma bisogno di sole? No, va posta in un posto semi ombreggiato, perché teme il sole diretto, potrebbe bruciarla. Perciò se abbiamo un posticino riparato all'ombra, la camelia gioca a nostro favore ed ha una fioritura bellissima, vigorosissima e prolungatissima. Ah, perfetto. E allora, poi, oltre alla camelia, che veramente è un fiore molto molto bello e con questo significato, poi insomma con passione, noi l'abbiamo portata del color rosso, e allora tu hai portato anche l'orchidea. Sì, questa nello specifico è un cimbidium ed ha una differenza rispetto a tutte le altre orchidee. Ecco, stiamo mandando in onda proprio il sito dei vivai Graziella, mi stanno dicendo appunto. Allora stiamo parlando del cimbidium, e questa è un'orchidea gialla. È un'orchidea gialla, ci sono anche di colori diversi, e la vera particolarità di questa orchidea è che trae origini nelle zone montuose dell'Asia. Vuol dire che noi possiamo tenerla all'esterno, perché noi siamo abituati a vedere le orchidee dentro. Io devo casa. Dire, ho il terrore delle orchidee, perché con me insomma fanno una brutta fine, e va anche curata, bisogna avere delle attenzioni particolari. Sì, delle attenzioni particolari, soprattutto considerare che tutte le orchidee, compreso il cimbidium e tutte quelle che abbiamo a casa, per lo più sono epifite, vuol dire che hanno radici aeree, loro in natura crescono sugli alberi. Perciò un errore comune che si fa: compro un'orchidea, la prendo e la metto dentro la terra. Ed è quanto di più sbagliato posso fare. Tant'è vero che se vediamo il vaso come è stato composto, questa non è terra, ma sono materiali inerti che cercano di riprodurre il tronco di un ramo. Se andiamo nel suo paese d'origine, vedremo alberi completamente coperte da queste orchidee. Per cui non dentro la terra, ma non dentro non la terra, bisogno. Ma va usata. Solitamente si usa della corteccia di pino spezzata, che insomma riproduce l'habitat naturale dell'orchidea. È una pianta che dà enormi soddisfazioni. Eh sì, io la vedo, questa è nonché bellissima. Ha questa fioritura, Monica, che è molto prolungata anche da fiore reciso. Ed è il fiore reciso che noi troviamo dal fioraio. Quando decidiamo di regalare un'orchidea che non sia proprio tutta la pianta ma solo il fiore, è il fiore del cimbidium. Ecco, il significato dell'orchidea, penso che forte significato... passionalità, sì, eh? Forte passionalità. Un'orchidea, raffinatezza, anche, no? Eleganza, ma l'orchidea si regala a una persona della quale siamo sicuri dei propri sentimenti. È una manifestazione d'amore. Regalata a un uomo può essere una manifestazione di stima. Anche le donne possono regalare. In questa occasione, anzi, sarebbe una bella cosa che le donne, proprio nel giorno della festa della donna, noi donne regaliamo a voi uomini un bel vaso di orchidee, in questo caso è il cimbidium. Allora, poi hai portato tantissimi altri fiori, davvero oggi è un tripudio, cioè una scelta particolare. Esatto. Volevo spendere una parola particolare per la clematis, che è una rampicante che trova il suo habitat anche in Europa e in Italia, ma per lo più noi siamo a conoscenza di varietà spoglianti, cioè la clematis, comunemente tenuta in giardino, raggiunge la sua bellezza in questo periodo a ridosso della primavera. Tira fuori anche il fiore. Tira fuori anche il fiore. In realtà c'è il fiorellino, infatti la vediamo. La varietà che ho portato, che si chiama Clematis Armandi, è una sempreverde, è l'unica clematis sempreverde, resistentissima al freddo. E devi pensare che in Inghilterra la usano per coprire interi cottage, perché ha una crescita vigorosissima, una fioritura bellissima, e tra l'altro profumata mandorlata, proprio dolciastra. Sì, è vero, molto, ho sentito, è vero, molto, molto dolciastra. Bella. Però non dà fastidio, non è un profumo intenso come la mimosa, che dopo un po' davvero ti dà un po' di stordimento. Invece la clematis, devo dire che è molto delicato, ci sta bene, soprattutto anche nei terrazzi, Nei terrazzi, ed è un'ottima alternativa come pianta rampicante.
per coprire i nostri grigliati, eventuali pareti o posti che vogliamo andare a per coprire cui, con delle insomma, piante. Per cui resiste anche molto al freddo, perché se la usa in resiste Inghilterra, benissimo almeno 15 al freddo, nei nostri climi ce la fa tranquillamente a resistere. Tranquillamente. Ne ho portate di due varietà, una si chiama Snowdrift, e vuol dire proprio cumulo di neve, e fa un fiore bianco, e la sua particolarità è che le foglie giovani sono color bronzo, rossastre, e poi crescendo arriveranno al verde. E l'altra varietà si chiama Apple Blossom, e ha il bocciolo chiuso e rosa, poi quando il fiore schiude diventa tendente al bianco, cioè un bianco rosato. Ed è una pianta che io personalmente amo. Soprattutto per decorare appunto i nostri terrazzi, che d'inverno li vediamo così poco fioriti, esatto. Ci intristiamo un po'. Riusciamo nel a dare una giusta macchia di colore al nostro ambiente. Esatto, rispetto esterno. Alla primavera, che c'è un tributo, una bellezza, insomma, tutta colorata, vediamo questi balconi, questi terrazzi particolarmente colorati, ma anche d'inverno possiamo, perché insomma questa ne è la prova. E poi io vedo altri bulbi. Delle calle, abbiamo giocato un po' sui volumi, Moria, partendo dalla regina che rimane del nostro giardino, rimane la mimosa. Oggi dobbiamo parlare assolutamente della mimosa. Ho cercato di portare piante di varia grandezza per poter giocare proprio su varie opzioni, che abbiamo. E una cosa che ho dimenticato di dirti della clematis, che è importantissima, è che il fiore ha un significato di buon auspicio. Porta fortuna. È un se si regala alla clematis, noi insomma auguriamo la buona sorte alla persona a cui regaliamo questo fiore. È una fiore. Curiosità che proprio in Inghilterra, dove è usatissima, come ti dicevo, si usava anche stendere delle clematis lungo i campi di coltivazione, proprio a buon auspicio di un buon raccolto. Buon raccolto. E tu mi dici appunto resiste, per cui insomma anche in qualsiasi terrazzo va bene. Sì, la possiamo. A patto c'è una regola da seguire, esatto, che la zolla del pane radicale della clematis deve essere posta in un posto ombreggiante, mentre la pianta deve sviluppare al sole. Come si fa a far questo se non abbiamo una voi condizione? Voi siete bravi, chi non ha il pollice verde. Ovviamo a questo semplicemente cercando un posto soleggiato dove far crescere la nostra clematis e porre ai piedi della nostra clematis una fioritura stagionale, che potrebbe essere una pervinca o un qualsiasi altro fiore stagionale, che va non a consumare troppo nutriente nel vaso della nostra clematis, ma va a dare quel giusto apporto di ombra alla zolla che ne ha bisogno. Allora parliamo anche di queste calle che abbiamo sono portato molto le calle sono mignon, piccole. Sì, queste sono piccole, ma poi sono piccole, sì, diventano... una volta abbandonato il vaso di coltivazione e messo a dimora dove vogliamo, si svilupperanno benissimo. Sì, allora come fiore reciso insomma lo conosciamo, come pianta forse come pianta si vedono poco in realtà incomincio a vederle anche nei giardini. Sì, perché purtroppo l'errore che si fa è che si cerca la pianta in primavera, perciò noi abbiamo nei nostri giardini solo piante con fioriture primaverili, ma se noi anticipiamo un pochino la scelta delle piante che vorremmo mettere nel nostro terrazzo, andiamo a trovare anche fiori invernali. Ci sono appunto fiori che resistono. Sì, va benissimo. E per cui il colore ce lo potremmo avere anche in inverno. Possiamo avere il ciclamino. Esatto, che è una fioritura, è una pianta abbastanza modesta. Io da giardiniere sostengo che la signora che mi chiama si ricorda di avere un terrazzo solo a ridosso della primavera e l'inverno dimentica. Ci dobbiamo ricordare. In realtà la natura ci ha dato grosse soluzioni anche per il periodo invernale, questa ne è la prova, assolutamente sì, perché la clematis appunto come pianta rampicante per i nostri terrazzi, ma non solo, ma anche la nostra bella orchidea, perché no, insomma con un po' più di cura rispetto a quella che noi facciamo normalmente, ma anche insomma le calle. Abbiamo portato anche delle bulbose, quelle sono dei muscari e dei narcisi, che sono dei bulbi che noi possiamo tranquillamente mettere in una ciotola, in un vaso, dimenticarceli. Davvero, non hanno necessità. Non hanno assolutamente. Scusa, le innaffiature d'inverno, perché poi questa è una delle domande che ci fanno molto spesso ed i nostri amici da casa. Pertinente. Quante volte, tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no? È vero che molto dipende anche dalla tipologia della pianta che tu hai, però c'è una regola che possiamo dare. C'è una regola che per lo più è quello di far sempre asciugare il vaso
prima di somministrare altra acqua, per evitare ristagni idrici che sono deleteri per le piante. Davvero, eh? Va fatto un buon drenaggio. Ma quello sui che noi vasi. Mettiamo il nostro vasetto, il nostro sottovaso, sì, no? Sì. E mettiamo un po' d'acqua, quella è sbagliatissima. Io farlo. sconsiglio sempre di farlo, e il sottovaso lo usiamo solo nel caso in cui abbiamo problemi con il vicinato sotto di noi. Che... Esatto, e magari facciamo scolare l'acqua, allora bisogna Però io sconsiglio sempre... Perché la pianta si può rovinare. Ma anche perché è un veleno. Allora, ci stanno arrivando zanzare. Tante telefonate sull'orchidea. Sì. Allora, per ripetere le caratteristiche, vero Sara? Allora, ripetiamo le caratteristiche di questa bella orchidea gialla. Del Cimbidium. È una orchidea particolare, non è l'orchidea che troviamo. È una varietà. Esatto, è una specie di orchidea che resiste bene al freddo, va posizionata in un posto non troppo soggetto ai raggi solari, perché ama il fresco, e per avere una buona fioritura ha necessità di alcuni mesi di fresco. E le irrigazioni sono frequenti. Ricordiamo allora, se noi andiamo dal vivaio e compriamo un'orchidea, mi raccomando, non metterla, questo dato, nella terra. Assolutamente no. Informarci innanzitutto se sono orchidee terricole o epifite. Io vado al supermercato, perché al supermercato anche io ho visto insomma che vendono le orchidee, soprattutto per in questo più periodo. Le orchidee che conosciamo in commercio sono tutte epifite, cioè tutte hanno bisogno non di terra ma di un materiale inerte dove alloggiare, dove circola, no? Aria. Ecco, e quante volte va innaffiata e come va innaffiata un'orchidea, ricordiamolo? Sì, allora l'orchidea, proprio perché è una pianta aerea e prende l'umidità dall'aria nel suo habitat naturale, in realtà prende acqua demineralizzata, acqua distillata. Ora non chiedo alla signora di andare a comprare l'acqua distillata. Magari ce l'ha quella, vedo, per stirare, magari la usa per anche, se no una piccola accortezza, si riempie il nostro annaffiatoio con l'acqua, lo lascio decantare anche un giorno intero e vado a usare la prima metà dell'acqua, perché le particelle più pesanti, che sono il calcare e altri minerali sciolti in essa, vanno a depositarsi nel fondo. Io quel annaffiatoio lo uso solo per metà, facendo attenzione di non scuoterlo, e do un'acqua a un basso tasso di minerali. Esatto. È buon uso fare questo. E come faccio a innaffiarla? Proprio da sopra la prendo e verso l'acqua, basta. Sì. Diciamo la sua corteccia contenuta è sempre buono tenerla un po' umida, ha bisogno di un ambiente un pochino umido, facendo anche qui attenzione ai ristagni. Ai ristagni, per cui anche qui in questo caso i ristagni. Ma quante volte? Una volta a settimana? Guarda, dipende da dove la teniamo. Si sta dentro casa oppure... No, dipende proprio dalla zona dove la coltiviamo. Per esempio a Roma, qui nella fase di vegetazione maggiore, che è questa fino a primavera, periodo, fino a primavera inoltrata, io la posso annaffiare anche abbondantemente una volta a settimana. Ah, questo è... Esatto, per esatto. Cui insomma basta. Ma allora, quando la pianta sta soffrendo, ce ne possiamo accorgere? Sì, quali sono i campanellini d'allarme? Il primo campanello d'allarme di una sofferenza di una pianta è il giallore fogliare. Quando una pianta inizia ad andare in sofferenza per un qualsiasi motivo, inizia a perdere quella sua proprietà di verde, quel verde che poi a noi interessa, inizia a ingiallire. Le cause possono essere innumerevoli. Nel caso del Cimbidium potrebbe essere che non sta più dentro al nostro vasetto, ma per cui sta soffrendo, va cambiato il vaso. Per cui è troppo stretto il vaso. Esatto, esatto, perché fa questi pseudo... bulbi laterali tutti attaccati l'uno all'altro, e alla fine va a riempire proprio tutto il vaso. Sta crescendo, insomma, e il vestitino non gli entra più. E un consiglio che posso dare è, nell'effettuare il rinvaso, di usare un contenitore un pochino più grande, perché il cibino non ama molto il rinvaso, perché ha una radice molto delicata. Perciò in fase di rinvaso potremmo... Allora, stanno arrivando tantissime telefonate, ne prendiamo intanto una. Buongiorno, Vera da Napoli, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Sì. Senta, posso parlare? Certo, in diretta, signora. Sì, la sento male comunque. Sì. Senta, volevo sapere come mai la mia mimosa dell'anno scorso è stata piena di fiorellini fino all'inizio dell'autunno, e poi... con il cattivo tempo se ne sono caduti tutti i fiorellini e ora è tutta spennata, purtroppo. Ha anticipato probabilmente la fioritura, ma da dove ci chiama? Da Napoli. Da Napoli. In realtà non dovrebbe farlo.
No, eh? Non dovrebbe farlo perché... Che consiglio possiamo probabilmente dare? Ha anticipato la fioritura, ha un clima più mite Napoli rispetto a noi. Noi ce l'abbiamo ora nel pieno vigore, probabilmente nel terrazzo giardino della signora ha anticipato un pochino la fioritura e si ritrova per l'8 marzo a non avere fiore. Ma non mi preoccuperei, se la foglia è in salute e l'albero non dà segni di sofferenza, credo che sia solo una questione di precocità. Ha fatto il suo tempo, fioritiva, nel senso di fioritiva, sì, esatto. Magari fra un po' magari esatto, ritornerà a esatto, fiorire, perché credo se ne parlerà quest'altro anno. Il prossimo anno, perché una volta l'anno c'è la fioritura. Una volta l'anno. Io non capisco perché a luglio io ho trovato in Sicilia. Perché la in determinate condizioni la fioritura, se trovano un habitat possono rifiorire. No, è sempre la fioritura primaverile, ma è prolungata fino a luglio. Mamma mia, insomma. Esatto. Allora, andiamo a Milano, sì. Gabriella, buongiorno Gabriella. Buongiorno. Buongiorno. Senta per favore, io ho un giardino, avevo dei narcisi seminati da tanti anni, hanno fiorito diversi anni, adesso non fioriscono più, perché? Ma non fioriscono, ma non emettono anche foglie? Non emettono le foglie verdi normali, ma non fanno il fiore. Signora, provi a dare una mano ai narcisi con del concime per piante fiorite, che probabilmente c'è una carenza nel vaso di potassio e fosforo. E perché alla lunga certo, i nutrimenti vanno bisogna aiutarli, persi. Esatto, perciò o pensa di rinvasare i suoi narcisi con del nuovo terriccio, o proprio in questo periodo, se somministra del concime liquido per piante fiorite, andiamo a dare quel giusto apporto per poter provare. Hanno fame, si sentono un po' abbattute le piante, sì, in questo periodo, come sì, noi, no? Quando cambia la stagione, tante volte, esatto, quando si avvicina la primavera, ci sentiamo un po' così, insomma, abbiamo bisogno di una mano. Beh, poi no? Noi le costringiamo in un vaso, è una situazione, diciamo, innaturale per la pianta, perciò loro, dobbiamo certo, essere noi a darle il giusto nutrimento, allora, dove in natura magari ci pensano, capito, da soli. Ma come fare a capire quando ha bisogno? Ecco, nel caso della signora è vero, non ci sono più fiori, però non è detto che la pianta è... Come fare a capire che si è finito, se ha anticipato la fioritura? Senza dover bisogna capire. Chiamare sempre voi giardinieri. Sì, 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 ma se uno diciamo le osserva, poi le piante ci dicono un po' tutto, sì, in realtà loro parlano con un altro linguaggio, guarda, che non è rispetto, che non e è tu lo nostro. Capisci, io però, ho questa presunzione, no, è il tuo lavoro, per quella tua passione anche, no? Che facevi tutt'altro poi nella vita, esatto, mi hai detto che il tuo esatto, amore proprio per le piante esatto, ti ha fatto mi ha cambiare radicalmente a fare questo mestiere, a fare questo mestiere, veramente lo fai anche con passione. Io la domanda che voglio fare, sì, l'ultima domanda, perché sì, abbiamo soltanto un minuto, allora, quando le foglie, la punta delle foglie si scurisce, però in realtà la pianta è sempre verde e sembra che stia bene. Che cosa significa questo? Allora, la punta marroncina secca spesso accade nelle piante tropicali, in piante che hanno origine in climi molto più umidi. È un semplice seccarsi della punta perché non ha quella giusta umidità presente nell'aria, e a questo possiamo far poco. Cioè, io consiglio che spesso si taglia la punta secca, ma poi in realtà la foglia secca dal taglio in poi. Perciò, se è solo la punta ed è questo il sì, sintomo, io mi terrei la mia pianta, puntina, la mia puntina e secca nulla, senza e non fare per nulla. Cui, insomma, se questo è il motivo. Ma sì, solitamente la punta secca delle foglie, la motivazione è questa qua. Allora, grazie davvero grazie al nostro Amedeo Cedorelli. Ringraziamo un'altra volta Ivai Graziella per questa bellezza di piante che oggi ci ha portato qui proprio per festeggiare la donna. Grazie e davvero. Facciamo auguri a tutte le donne bravissima, d'Italia. Amedeo, davvero grazie.